L'aumento dei positivi preoccupa i sindaci ionici. Le scuole nel versante ionico della provincia di Messina restano chiuse. Un saluto ai lettori di Tempo Stretto. Noi siamo a Santa Teresa di Riva, così, a Santa Teresa come altrove si sono verificati nuovi casi. Al momento i positivi sono 36, 18 sono stati comunicati ieri al primo cittadino di Santa Teresa di Riva. Oggi giornata di drive-in, ci sono due assessori, sindaco, anzi tre assessori. C'è il sindaco, massima attenzione in questo momento a Santa Teresa. Di scuola parleremo fra poco. Comunque continuano le operazioni di controllo, di tracciamento, perché è la cosa intanto fondamentale. Scuole chiuse, l'ordinanza sarà firmata fra poco, sino al 15, quindi si ritornerà in classe il 18, così come sta accadendo peraltro a Furcisiculo, a Rocca Lumera, ad Ali Terme. Già l'ordinanza è stata firmata questa mattina, Sant'Alessio dovrebbe essere la stessa cosa, Savoca ha annunciato che chiude, quindi questa è la situazione per quanto concerne le scuole, ma dicevo ne parleremo fra poco. Oggi drive-in, tantissime le auto che si possono notare tra l'altro anche nella nostra inquadratura. Sì, c'è stato già da ieri con i colleghi sindaci della Riviera, ci siamo sentiti proprio per cercare di svolgere un'attività, ecco, concorde anche rispetto a quella che era l'esigenza delle scuole, e da più parti ci veniva richiesto comunque di essere prudenti ed evitare la ripresa delle attività scolastiche. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di posticiparle al 15. Oggi qui stiamo facendo uno screening della popolazione, è il terzo che facciamo, che abbiamo programmato grazie alla disponibilità dell'USC e quindi dell'ASP, grazie soprattutto al lavoro continuativo costante del nostro assessore Gianmarco Lombardo. Lo abbiamo voluto programmare il 7 gennaio, proprio alla fine delle festività. Perché ci attendevamo un aumento dei casi, come poi è stato. È chiaro che c'è stato un po' di rilassamento sicuramente in occasione di queste festività. Ci sono alcuni dati particolari Ecco, su questo mi voglio soffermare per un attimo, Sindaco. Pare che l'età si stia abbassando e non di poco, almeno per quanto riguarda quei po pochi dati che ci sono in questo momento a disposizione. Ci può dare l'età, conferma su sì, vi questo? do assolutamente conferma, l'età si sta abbassando, perché soprattutto tra i ragazzini o tra gli adolescenti, se così possiamo dire, c'è un maggiore rilassamento. Degli ultimi 18 casi che noi abbiamo, ce ne sono più della metà che sono anno di nascita 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007. Questo perché purtroppo noi giovani, mi ci Ecco, metto in mezzo diciamo anch'io, 15-18 anni. sì, 15, 18, 20 anni, purtroppo si pensa sempre di essere invincibile, e non deve e non può essere così. Io ieri ho visto sul lungomare e ho allertato subito il nostro corpo di polizia locale dei ragazzini seduti sul muretto, di cui neanche uno aveva la mascherina. Ecco, questo è assurdo. Non può succedere e non deve succedere, perché altrimenti qui non ne usciamo più e veramente rischiamo di fare un danno a tutta la popolazione. Dobbiamo essere attenti e accorti, perché adesso quella che stiamo vivendo sarà la terza ondata, molti dicono che sarà peggiore della seconda e della prima, e se non ci aiutiamo noi stessi e se non rispettiamo le regole noi stessi, diventa veramente complicato poter andare avanti. Quindi mi auguro che ci sia un senso di responsabilità da parte di tutti, proprio per consentire ed evitare il più possibile che ci siano disagi. La chiusura delle scuole era fondamentale, indispensabile, perché ancora non si ha una situazione chiara rispetto a quello che è successo, diciamo soprattutto a Capodanno, in quelle giornate di vacanza, per cui in via precauzionale abbiamo voluto evitare la possibilità che ci siano degli asintomatici, Vi e siete quindi raccordati anche tra i sindaci per quanto riguarda la scuola, eravate un po' tutti concordi, forse qualcuno fuori dal coro, però mi pare che ci sia una intenzione quasi comune, quella di fermare al momento le attività scolastiche, capire cosa succede, cosa è successo nel periodo delle feste e poi. esattamente, sì, l'obiettivo era questo. Ieri con i colleghi sindaci ci siamo sentiti nella chat di WhatsApp che abbiamo, e un po' tutti convenivamo sull'esigenza comunque di chiudere intanto fino al 15 e di capire qual è la reale situazione. E ovviamente questo non perché le scuole sono veicolo di diffusione del contagio, non è questo il tema. Il tema è che durante queste festività il rilassamento ha potuto determinare la
il contagio di asintomatici, e questi asintomatici a sua volta adesso potrebbero determinare degli ulteriori contagi negli ambienti scolastici. Per cui una settimana non cambierà di certo la vita a questi ragazzi in un anno che sicuramente è molto compromesso da un punto di vista della didattica, però credo che sia fondamentale privilegiare quella che è la nostra salute, proprio per evitare che ci possano essere delle conseguenze ben più gravi. Ci tengo a sottolineare un fatto: è vero che abbiamo avuto un picco di 18 positivi, è altrettanto vero che però negli ultimi 4 giorni abbiamo avuto 11 guariti. In una comunità di 10.000 abitanti come Santa Teresa, avere 36 casi è sicuramente un numero basso. Questo per dire che cosa? Che comunque la popolazione tutto sommato sta rispondendo e ha risposto finora sempre bene. È chiaro che non potevamo e non possiamo immaginare di essere a contagio zero, perché comunque la nostra comunità vive, e quindi è chiaro che questo può determinare degli ulteriori contagi. Però è fondamentale che non ci sia un rilassamento, ma soprattutto che ci sia grande attenzione dai più giovani, che sono quelli in questo momento che vedo e noto maggiormente esposti. Grazie sindaco, grazie. Sappiamo che ha tanti impegni. Noi stiamo vedendo tra l'altro alle nostre spalle le auto che sono in coda per il drive-in a Santa Teresa di Riva. Gianmarco Lombardo è l'assessore alla sanità, c'è anche Annalisa Miano, parleremo fra qualche istante anche di scuola con lei. Allora, assessore, lei è anche medico, oggi un altro appuntamento importante a Santa Teresa, continua lo screening della popolazione, si va a caccia di asintomatici. Sì, abbiamo pensato come amministrazione di interloquire anche durante le feste, per questo io devo ringraziare i funzionari ASP e anche chi al momento sta gestendo, diciamo, il nuovo corso dell'ASP, che ci hanno dato la possibilità di interloquire con grande chiarezza e soprattutto con disponibilità, perché abbiamo parlato molto durante queste festività e ci hanno risposto in maniera celere. Credo che al momento sia quanto mai fondamentale che le USCA riescano a fare più tamponi possibile. Ovviamente noi lo facciamo su base volontaria, la cittadinanza risponde in maniera molto massiccia. Tante le auto, quante sono? Sì, sono molti, sono più di un centinaio. E dobbiamo fare in modo che vedere intanto il lasso di tempo di questi 15 giorni. Infatti, come ha detto prima il sindaco, abbiamo cercato di fare questo, è stato fortemente voluto questo drive-in, perché subito dopo feste vediamo intanto se riusciamo a trovare una percentuale di persone purtroppo positive, per arginare ovviamente il picco che è durante le feste. Non ci dovrebbe essere, ma come per l'influenza, quella stagionale, è ovvio che un minimo ci sarà, solo che purtroppo questo virus è più aggressivo, è un virus comunque che dà problemi polmonari, quindi bisogna stare più attenti, e credo che questo tipo di screening sia una delle poche armi, assieme al controllo e assieme soprattutto al fatto che la sensibilizzazione di ognuno di noi, dei cittadini, che devono sì essere controllati, ma a mio avviso dobbiamo anche essere noi stessi a controllare noi stessi e rispettare le regole, quelle basilari, che poi sono sempre le stesse: la disinfezione delle mani, un minimo di distanziamento sociale, almeno di un metro e mezzo, e soprattutto l'uso della mascherina. Se c'è questo, sicuramente riusciremo a mantenere i contagi stabili, e io penso che da qua a 15 giorni si inizierà la curva a decrescere. Ecco, c'è chi non è d'accordo, mi dicono, ci sono dei messaggi che purtroppo in questo momento non riusciamo a leggerli tutti, che c'è chi non è d'accordo alla chiusura delle scuole, qualcuno dice non si fa il bene della popolazione in questo modo. Diceva il sindaco, a mio avviso è necessario per comprendere un po' quello che è successo durante le feste, cosa succederà adesso. Io credo che, infatti qua c'è anche la mia collega con la delega all'istruzione, credo che in questo momento la scuola sia, sicuramente comprendo il disagio, magari la preoccupazione delle famiglie, però comprendo, c'è anche da comprendere una cosa, che come stanno chiudendo e poi riaprono molte attività, certo la scuola non può essere equiparata a queste attività, però la scuola può essere luogo di contagio, quindi se non abbiamo un quadro chiaro dei prossimi 7-10 giorni, aprirla adesso potrebbe voler dire chiuderla magari poi per un mese dopo, quindi meglio 5-6 giorni adesso in più di chiusura, affinché ci sia un quadro chiaro, magari si manifestano sintomi, possiamo fare altri tamponi e poi rimandare in sicurezza i ragazzi a scuola. Ma ovviamente aprile in questo momento si apre al buio, perché comunque anche non abbiamo, secondo me non c'è una gestione
ottimale da parte del governo sulla questione scuola, quindi noi stiamo cercando di, soprattutto i sindaci, di fare in modo che tutte le persone possano rientrare in sicurezza, sia per quanto riguarda il corpo insegnante, sia per gli studenti. Bene, grazie Assessore, se c'è qualche altra cosa da aggiungere possiamo anche aggiungerla, ancora abbiamo qualche minuto di tempo. Annalisa Miano invece è l'assessore alla pubblica istruzione, e non riusciamo purtroppo a leggere i commenti, dicevo, la gente è un po' divisa su quello che è l'argomento chiusura a scuola, molti invocano la chiusura, altri dicono lasciamola aperta. Voi vi siete presi qualche giorno per comprendere cosa sta accadendo? Esattamente. Noi ci siamo presi qualche giorno, ieri tra l'altro è stata una giornata abbastanza intensa dove i sindaci si sono veramente sentiti tra di loro per capire qual era la scelta da fare migliore, ci siamo anche sentiti con i dirigenti scolastici e in realtà abbiamo proprio pensato a questa chiusura di giorno 8 e poi dall'11 al 15 proprio perché in questi giorni riteniamo che possa essere importante avere una mappatura, un quadro completo. Tra l'altro qualche giorno fa è arrivata anche una circolare regionale dove appunto ci dice che vogliono organizzare degli screening per tutta la popolazione scolastica, quindi rivolti al personale ATA, ai docenti, agli studenti e a tutti gli operatori che ci sono all'interno degli istituti scolastici, ovviamente su base volontaria, ma io mi auguro che tutti aderiscano di modo appunto che gli elenchi che ci verranno inoltrati faranno sì che a stretto giro possiamo avere degli screening che ci consentiranno di far entrare i ragazzi a scuola, di far ritornare i ragazzi a scuola avendo veramente un quadro completo, quindi chi è contagiato anche asintomatico rimarrebbe comunque a casa e divideremmo ulteriori contagi. Questo è molto importante, io comprendo che ci siano molte famiglie, molte persone che magari non comprendono questa prosecuzione della chiusura, però è anche vero che noi continuiamo a garantire il diritto allo studio grazie alla didattica a distanza e quindi tra l'altro diciamo... ci sono stati molti stop and go nel corso della prima parte dell'anno, esatto. Quindi vi siete trovati a tracciare la popolazione scolastica insieme ai dirigenti, qualche problema nei primi mesi dell'anno c'è stato? Adesso... Il mese di ottobre sicuramente è stato un mese abbastanza critico, anche novembre, abbiamo chiuso veramente tante volte, abbiamo dovuto sospendere il pulmino che avremmo ricominciato a dare come servizio lunedì 11, e, tra l'altro adesso ovviamente comincerà lunedì 18 con una particolare specifica che questi ragazzini nel momento in cui al primo ingresso che faranno appunto sul pulmino devono essere muniti di una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori che garantiscano che il bambino prima di uscire insomma ha misurato la febbre e non ha avuto contatti diretti con persone affette da Covid e comunque non abbia nessun sintomo che possa portare al Covid. Questo è importante, prevenire è meglio che curare, dico io, e comunque la prevenzione è sempre fondamentale, quindi ripeto, anche coloro che magari in questo momento non comprendono le nostre scelte, ripeto, il diritto allo studio verrà garantito con la didattica a distanza, oggi più di ieri, più di marzo sicuramente i nostri docenti sono assolutamente pronti a questa didattica a distanza che tra l'altro in questi mesi quando ci sono state quelle chiusure hanno fatto e quindi io ritengo che sia la scelta in questo momento più giusta per avere un quadro completo e garantire un ingresso che sia un attimino più sereno sia per i ragazzi, sia per i docenti, sia per le famiglie. Voi avete detto, garantiamo la massima trasparenza, ci vedremo nei prossimi giorni, così aggiorneremo anche i cittadini, i genitori, sono in tanti che ci stanno guardando anche in questo momento, in modo che abbiano le idee quanto più chiare possibile. Ovviamente chi ha dei figli che vanno a scuola vuole sapere cosa accade nei minimi dettagli. Voi l'avete spiegato, vi siete presi qualche giorno, la speranza è che si possa uscire quanto prima dal tunnel. D'altronde, ripeto, è meglio farlo adesso che siamo in questa fase, che ci sono le vacanze natalizie, per capire quello che è potuto accadere nei giorni scorsi, per poi riprendere. Io mi intanto auguro... stanno iniziando le operazioni di drive-in, quindi ci stiamo leggermente spostando verso la nostra sinistra. Veramente augurandoci che prima possibile, anche dal 18 in poi, si possa ricominciare, si possa ripartire con grande serenità. Come diceva prima il sindaco, la scuola sicuramente non siamo tranquilli all'interno della scuola perché sappiamo che tutte le regole vengono rispettate, che i bambini tengono le mascherine così come i docenti, il personale ATA e tutti, però certamente se entrano delle persone contagiate è tutto un divenire e che non, poi non si riesce veramente, si,
deve fare poi un tracciamento successivo, quindi meglio farlo oggi, post festività, e capire veramente come dovrà avvenire questo inserimento, questo rientro a scuola nel miglior modo possibile, nella maggiore tranquillità e serenità, ripeto, per tutti, perché quello che sta mancando in questo momento, oltre ai rapporti sociali, sicuramente è un po' di serenità che mi auspico che questo 2021 possa portare a tutte le famiglie. Bene, grazie, grazie all'assessore Annalisa Miano. Noi siamo in chiusura di questa diretta. Ricordo che tante scuole, anzi le scuole della Riviera Ionica, rimarranno pressoché chiuse. Ci riferiamo all'area che va da Sant'Alessio a Scaletta Zanclea. Già sono arrivate le prime ordinanze: Santa Teresa, Furci, Rocca Lumera, Ali Terme, Pagliara, Sant'Alessio, Savoca hanno deciso di chiudere, lo hanno già comunicato. Si attendono Ali Terme, l'avevo forse detto, e si attendono ulteriori ordinanze nel corso della giornata. Il motivo è stato spiegato: le scuole resteranno chiuse sino a venerdì 15. Riapriranno il 18 con la speranza che tutto possa andare per il verso giusto. Ci è stato detto nel corso dell'intervista, tra l'altro, dal sindaco Danilo Lo Giudice, a Santa Teresa momentaneamente si registrano 36 casi, a Furci c'è stata una impennata di casi. Dicevo, a Santa Teresa ci è stato detto che c'è un dato particolare, ma non solo qui, cioè che l'età si è abbassata, ci sono anche dei quindicenni, dei diciottenni, molti giovani che sono risultati positivi. Ringraziamo l'assessore Annalisa Miano, voleva aggiungere qualcosa? Sì, l'unica cosa è che invece la scuola secondaria di secondo grado, quindi gli istituti superiori, avranno inizio, cioè rientreranno a scuola giorno 11, ma al 50%, quindi al momento, da questo punto di vista, per gli studenti diciamo delle scuole secondarie di secondo grado tutto rimane così come d'accordo, insomma, precedenti, quindi aspettiamo ulteriori notizie. E ci sono due licei a Santa Teresa, a Furci Sicuro c'è l'istituto di istruzione superiore Pugliatti, ci sono tante scuole nel comprensorio ionico. È tutto per il momento, ringraziamo anche l'assessore Gianmarco Lombardo che si è prodigato per questo drive-in, ci sono gli operatori dell'USCA che già stanno iniziando, assessore, già hanno preso il via le operazioni, mi pare. Sì, lureranno sicuramente tutta la mattinata e l'intenzione comunque mia e dell'amministrazione ora è di farne un altro, ovviamente non subito, ma almeno fra una settimana, 10 giorni, che però comprenda sia mattina che pomeriggio, così vediamo di raddoppiare in questo frangente il numero dei tamponi che si possono fare, le persone che possono aderire a questi screening. Dicevo prima, da parte vostra si intende operare con la massima trasparenza, noi ci saremo e documenteremo, racconteremo alle persone, ai cittadini, quello che sta avvenendo. Bene, è tutto da Santa Teresa di Riva, grazie ai lettori di Tempo Stretto che ci hanno seguito, grazie agli amministratori comunali di Santa Teresa, lo ripeto, l'assessore Annalisa Miano, l'assessore Gianmarco Lombardo e il sindaco Danilo Lo Giudice. Alla prossima, arrivederci.